Cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente. Buongiorno nell'amore del nostro Signore Gesù, sono... Adesso già sono passato delle 7 già da un pezzo, noi abbiamo, abbiamo avuto io e te problemi con internet, io ho provato qui diversi modi, però ho trovato ancora un'ulteriore maniera di poter comunicarmi con te, quindi mi scuso, però sono questioni tecniche che vanno oltre alla mia portata. Non per una questione di non saper utilizzare, ma proprio perché quando manca la linea internet, allora diventa molto difficile poter fare un collegamento. Posso avere tutto organizzato, ma se non c'è internet o se internet il segnale viene meno, questo è il vero problema di questa mattina, allora non riesco ad accedere in maniera dal vivo. Allora sto facendo questa trasmissione con te adesso nell'amore del Signore, cercherò di essere più... Uh, veloce possibile perché noi possiamo in ogni modo pregare al nostro Signore questa mattina noi siamo qui è l'11 di novembre l'11 di novembre è un mercoledì e noi questa mattina abbiamo anche la possibilità di pregare al Signore nonostante delle difficoltà magari tu hai pensato ma Fabiano questa mattina non c'è il Signore c'è sempre Fabiano magari qualche volta può non esserci però noi confidiamo nel Signore Signore noi confidiamo in te perché questa mattina noi possiamo pregare al tuo nome santo. Grazie per la tua potenza nel nostro cuore. Grazie per la tua parola. Grazie perché nel Signore noi siamo più che vincitori. Signore, questa mattina io vorrei pregare per la vita di tutti i miei cari fratelli e sorelle. Signore, per la gioia che ci dai di poter, Signore, essere nella tua santa e benedetta presenza. Grazie per il tuo amore. Grazie, Signore, perché tu fortifica la nostra famiglia. Noi vogliamo intercedere per l'Italia per la situazione che noi stiamo vivendo, Signore, per la possibilità che esiste di un lockdown nazionale. Nessuno, Signore, almeno dal punto di vista familiare, lavorativo, desidera una cosa del genere, però noi ti preghiamo che tu possa dirigere i nostri medici, infermieri, proteggere loro, benedire i nostri governanti perché possano prendere decisioni che siano, Signore, valide e importanti per la protezione, Signore, di ogni famiglia, di ogni persona, di ogni abitante, Signore, di ogni cittadino di questa nazione. E che possa conoscere il tuo amore, vogliamo pregare, Signore, anche tra di noi perché ci sono infermieri, ci sono Signore, medici, ci sono, Signore, persone che lavorano nell'ambito, nell Signore, uh, della salute. Quindi noi preghiamo per protezione per queste care persone, preghiamo per i nostri insegnanti tra di noi, Signore, ci sono dei professori. Quindi noi preghiamo per loro che Tu possa proteggere, sicuramente ci sono, Signore, dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi. Noi preghiamo per i nostri ragazzi nell'amore del nostro Signore. Signore, noi preghiamo anche per tutti i fratelli, Signore, che in qualche che modo stanno qui, Signore, a pregare al nostro Signore? Che questa mattina hanno visto che non c'era il collegamento e si sono preoccupati. Una benedizione a loro, nell'amore del nostro Signore. Benedice loro. Padre, noi. Preghiamo questa mattina per Nicola, Signore, che mi ha mandato una richiesta di preghiera, di pregare per Eliana e per Tony, suo marito di San Severo, Foggia, perché, Signore, hanno, Signore, questo problema attuale di questo virus. Noi preghiamo per loro, per guarigione nel nome di Cristo Gesù. Noi preghiamo, Signore, anche per Leonardo, Signore, perché ha avuto una puntura di un calabrone e è in coma, Signore, nel nome di Gesù, che la tua grazia, la tua misericordia tu possa pregare proteggere Signore, possa non più che proteggere, possa salvare Signore, nel nome del nostro Signore. Signore, io vorrei anche pregare questa mattina che tu possa benedire la vita di Wellington, nostro fratello dalla provincia uh, di Treviso, perché lui Signore chiede preghiera chiede preghiera, Signore, per la vita di suo fratello uh, Cladison Galvão, che si trova, Signore, negli Stati Uniti. Ha fatto, Signore, un intervento a Irene, Signore, è ancora ricoverato all'ospedale lì a New Jersey, uh, negli Stati Uniti, e ha bisogno di guarigione, ha bisogno di direzione, ha bisogno, Signore, del tuo intervento e noi lo mettiamo davanti a te. Come io metto, Signore, ogni singolo fratello che fa parte di questa famiglia di Alba Nuova, che nel nome di Cristo tu possa proteggere, possa benedire nel nome del nostro Signore Gesù. Padre, io prego anche che tu benedici questa mattina la nostra vita, la tua parola e che questa parola possa parlare al nostro cuore nella potenza del nostro Signore. Amen. Il popolo di Dio dice amen e gloria al Signore. Metti un like e condividi. Mandami le tue richieste di preghiera al 340-237-9339. Noi questa mattina leggeremo la parola del Signore e noi stiamo qui nella lettera di Paolo agli Efesini. Noi leggeremo dal capitolo 1. Dal versetto 15 al versetto 18, capitolo 1. Siamo ancora nel primo capitolo e Paolo continua dicendo così nel versetto 15. Perciò anch'io avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, meraviglioso sapere in questo caso che l'Apostolo non cessa di pregare come noi non dobbiamo cessare di pregare e poi lui dice anche nel versetto 17 perché lui prega così intensamente affinché il Dio, versetto Versetto 17: affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Versetto 18. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi è riservata tra i santi. Alleluia. Parola del Signore, Efesini capitolo 1 dal versetto 15 al versetto 18. Allora, noi nelle puntate precedenti leggendo la lettera di Paolo agli Efesini, abbiamo visto soprattutto ieri dal versetto 3 al versetto 14, un brano molto importante che Paolo sta parlando del piano del nostro Signore, della sovranità di Dio, il piano di Dio per la salvezza di coloro che Lui ha predestinato, per la Sua gloria, per il Suo onore, per il nostro bene, ma tutto quello che Lui fa per il nostro bene, che porta gloria al Suo nome, è quello che porta gioia al nome di Dio. Qua invece questa mattina Paolo cosa fa? Lui sta continuando Continuando nel suo discorso alla Chiesa, nella sua lettera, ma dicendo che è importante che la Chiesa, che riconosce che il Signore ha un proposito e un piano che va al di sopra del piano umano, che noi possiamo questa mattina riconoscere che il nostro Signore, Lui, ha un proposito e noi però, noi in qualità di credenti, io e te, dobbiamo conoscere il proposito del Signore. Dobbiamo capire quali sono i suoi propositi, i suoi piani, quali sono le mette, che Dio, che cosa desidera per la nostra vita. Allora Dio che cosa vuole per noi, per me e per te? Quello che è cruciale per la nostra vita, che noi possiamo avere una vita intensa, una vita, un rapporto personale, intimo, di conoscenza al nostro Signore. Ebbene, questo è il tema di questo brano. Dal capitolo 1, versetto 15 al versetto 18, il proposito di Paolo qui è che i credenti possono conoscere il Signore. Io e te siamo chiamati per avere una relazione con Dio e nell'avere una relazione con Dio noi possiamo conoscere il Signore. Allora è essenziale che tutti i credenti possono conoscere ancora di più la potenza e l'amore del nostro Signore. Paolo che cosa fa? Lui dice che è importante che noi conosciamo il nostro Dio, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, no? voi sapete che Dio è tre persone, ah, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, ogni persona è pienamente Dio, Dio Padre è pienamente Dio, Dio Figlio è pienamente Dio, Dio Spirito Santo è pienamente Dio, eppure noi abbiamo un solo essere, ossia tre persone ma un solo essere, un solo Dio nel quale noi confidiamo la nostra vita. Allora, Paolo dice come noi possiamo conoscere il nostro Signore. Numero uno, c'è la base, la base necessaria per conoscere Dio qual è? Noi vediamo dal versetto 15 e versetto 16 che la base per conoscere il Signore è avere fede e amore. Guardate bene quello che dice Paolo: perciò anch'io, avendo dito parlare della vostra fede, nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi. Quindi la base per conoscere Dio qual è? Paolo sta ringraziando Dio per la vita di questa chiesa che si trova nella importante città di Efeso, eh, che loro hanno due qualità che aiutano loro ad, a, ad essere vicino al Signore. Allora, loro hanno, Paolo ha sentito parlare di due cose. Io ripeto, due qualità importantissime perché noi possiamo conoscere il Signore ancora oggi. La vostra fede nel Signore Gesù e il vostro amore per tutti i santi. Quindi è una questione verticale e orizzontale. Fede a Dio nel nome del nostro Signore Gesù Cristo e amore per tutti i santi perché è in questi due elementi che la Chiesa dimostra di avere una relazione con Dio è nella pratica della fede che noi dimostriamo il nostro amore per gli altri e in questo modo noi dimostriamo che amiamo davvero il nostro Signore quindi questa fede e amore alla fine è una grande certificazione è una grande testimonianza del nostro amore per il nostro Signore e Paolo che cosa fa non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere io vorrei che noi oggi questa mattina ci potessimo somigliare all'apostolo Paolo e noi potessimo fare questo non smettere mai di pregare a volte il collegamento internet non va a volte c'è un problema all'improvviso a volte c'è una difficoltà ma cosa faceva Paolo noi sappiamo che lui dice qua nella sua lettera agli Efesini: Non smetto mai di rendere grazie a Dio per voi. Paolo sapeva che Efeso non era una chiesa perfetta, c'erano non poche difficoltà, cari. La vita a Efeso era una vita difficile perché uh, i credenti erano sottoposti a pressioni non indifferenti, c'era il culto a, a, a Artemis, no? che questa dea, uh, una cosa. Tremenda, ou seja, muito forte. Quindi loro então, dovevano. ou seja, a gente em generale doveva pagar tributo, Addirittura gli ebrei pagavam tributo. pur non credendo in questi idoli, perché c'era, oltre al fatto di credere a Artemis, c'era anche il culto all'imperatore, l'imperatore romano riconosciuto come una sorte di Dio, c'era un tempio anche dedicato all'imperatore, e tu per vivere in santa pace, diciamo così, nella città, per poter avere un'influenza, per poter essere un commerciante, come era molto importante in quel periodo, dovevi pagare un tributo al Dio imperatore. Però, Paulo sapeva que, nonostante le difficoltà, não estou dizendo que tutta la Chiesa faceva questo, assolutamente no, però estou dizendo que c'era una grande pressione e oppressione contro la vida dei credenti. E tutti os i giorni os i credenti dovevano decidere cosa fare: eu devo essere sottomesso al Signore, o devo venerare, adorar adorare. l'imperatore cosa devo fare questi credenti hanno fede e hanno amore e paolo sapendo che loro non erano perfetti ma erano una chiesa che amava il signore non smette mai di ringraziare il signore attraverso le sue preghiere perché sapeva che questa chiesa si impegnava per conoscere il Signore io e te oggi questa mattina siamo chiamati a conoscere il Signore ma siamo chiamati anche a pregare per la chiesa di Cristo soprattutto in questo periodo che noi stiamo vivendo a volte magari facciamo molte, diciamo una persona si lamenta ah, la chiesa questo, la chiesa quell'altro prega il Signore per ogni lamento che fai, fai dieci preghiere al Signore per la vita della tua chiesa e vedrai che il Signore opererà nella tua vita e nella vita di tutte le nostre chiese, dal nord al sud al centro. Tutte le zone perché l'Italia ha bisogno di un redentore, l'Italia ha bisogno di avere una relazione con Dio per mezzo di Cristo Gesù e le nostre chiese hanno bisogno di un grande risveglio in questo tempo per predicare la parola del Signore. Quindi, la prima base per conoscere il Signore è fede e amore. Numero due, le chiese. Hanno bisogno, ossia i credenti, per conoscere il Signore, hanno bisogno di aumentare, di crescere nella conoscenza di Dio, di Cristo, di Dio Padre e di Dio Figlio per la gloria del nostro Signore. Guardate versetto 17, versetto 18, dice affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Quindi Paolo prega Dio che Dio dia al popolo, alla chiesa locale di Efeso e a noi oggi e a tutte le nostre chiese che sono in Italia, questo desiderio di crescere nella conoscenza, nella sapienza, nella rivelazione, nel Signore. Perché? Perché possiate conoscerlo pienamente per la gloria del nostro Signore. Quindi è un'altra cosa importantissima questa necessità di continuare a crescere. Forse tu conosci il Signore da 30 anni, forse conosci, conosci il Signore da 20 anni, da 10 anni, da 5 anni, da 6 mesi, non importa, alla fine siamo tutti uguali davanti a Dio. E abbiamo bisogno di continuare a crescere, abbiamo bisogno di continuare a conoscere il nostro Signore, Dio Padre, Dio Figlio attraverso la potenza del Signore, perché il Signore ci dia uno spirito di sapienza ci dia uno spirito di rivelazione e che lui guardate bene qua versetto 18 la prima parte che egli illumini gli occhi del vostro cuore quando una persona conosce il signore ossia ha uno spirito di sapienza di rivelazione e qua non è nel senso in un contesto accademico ma è una conoscenza qua conoscenza nella bibbia vuol dire conoscere una persona vuol dire avere una relazione intima era così nella Antico Testamento, è così nel Nuovo Testamento. Conoscere Dio vuol dire vivere con Dio, stare vicino a Lui, essere collegato al Signore. Più mi collego al Signore, più rivelazione del Signore, più so come devo vivere in questo tempo, più il Signore mi dà la forza per vivere, per dipendere da Lui. E noi non siamo chiamati a, a, a fare marcia indietro, ma siamo chiamati ad avere la forza di Dio per andare avanti. E così che cosa succede? Il Signore illumina i nostri occhi. E quindi Paolo sta pregando che il Signore possa dare uno spirito di sapienza possa illuminare gli occhi dei credenti, possa dare questo spirito di rivelazione. Infine, che cosa accade nella vita dei credenti che uh, conoscono il Signore? Allora, sempre nel versetto 18, la parte finale, ci sono i risultati di quello che il Signore fa per la nostra vita. Quali sono i risultati che il Signore dà a noi nel fatto che noi andiamo a conoscerlo sempre di più? Più. ossia il Signore dice, allora quali sono i risultati? Vediamo che la parola di Dio dice qua nel versetto 18, affinché sappiate a quale speranza vi ha. Chiamati. Quindi, qual è la speranza? Più conosco il Signore, io so che lui mi ha fatto una chiamata e questa chiamata di vivere con lui, questa speranza alla quale lui mi ha chiamato, e non solo questo, e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità? Quindi, io ce l'ho in Cristo, nel, nel nome di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, una vera speranza. C'è pandemia, ma quando noi viviamo con il Signore c'è una vera speranza. C'è anche ossia questa eredità, la ricchezza della gloria della sua eredità. E c'è ancora, cari, guardate bene, guardando la fine del versetto 19, scusate, versetto 18, parte finale, e il versetto 19. Lui dice, la ricchezza della gloria della sua eredità, che, è riserva, che, è, che vi riserva tra i santi, ossia che è destinata questa speranza, questa ricchezza per i santi, versetto 19. E quale è verso di noi che crediamo l'immensità della sua. Potenza. Noi questa mattina possiamo avere la potenza di Dio. Noi questa mattina possiamo continuare a conoscere Dio o possiamo magari smettere. Tu che cosa farai questa mattina? Io prego che tu possa continuare nel tempo facile nel tempo difficile. Continua a credere nel nome del nostro Signore. Signore, io prego questa mattina, Signore, mi dispiace che non ho potuto fare quel collegamento proprio dal vivo, ma Signore io non smetterò affinché tu mi dai la possibilità di continuare a conoscerti e di essere uno strumento perché altre persone possono conoscere te attraverso la parola del Signore. Benedice questo tempo, benedice le nostre famiglie, le persone che sono malate, le persone che hanno il covid, le persone che vivono Signore sotto, a, con la, nella lotta contro un tumore, le persone che hanno problemi di lavoro, le persone Signore che hanno paura, che hanno la mancanza di speranza. Signore nel nome di Gesù protegge, libera, salva, guarisce. Dai Signore la forza alle nostre persone care, fratelle e sorelle, chiese, pastori, missionari, anziani, membri di chiesa, di conoscerti profondamente. Signore, io prego che tu questa mattina rinnova la nostra fede, il nostro impegno verso di te, la nostra resilienza, Signore, la nostra Signore forza in te potenza nel nome del Signore per continuare ad andare avanti. Signore, benedice la nostra vita. Io ti prego che tu possa guidarci, Signore. Anche questa, in questo pomeriggio, Signore, anzi questa sera, quando ci sarà il PIS pregando insieme al Signore, fa che tante persone possano partecipare insieme e io prego, Signore, anche che tu benedici questa, uh, questa mattina, Signore, anche a mezzogiorno, quando ci sarà il PDG, la preghiera del giorno che possiamo pregare tutti quanti insieme nel nome di Gesù amen allora caro fratello cara sorella è una giornata un po particolare quindi oggi è l'11 di novembre e noi vogliamo continuare a pregare al nostro Signore quindi allora un fortissimo abbraccio un bacio mette un like e condividi mi raccomando Metti un like e condividi, e oltre a questo vogliamo pregare al nostro Signore, nel nome di Gesù ogni giorno. Io ti aspetto domani mattina con la grazia di Dio perché il Signore è con noi. Finché Lui ci dà la possibilità, non smetteremo. Non è il momento di fermarsi, non è il momento di tornare indietro, è il momento di andare avanti, di guardare in alto e seguire la strada che il Signore ha proposto a noi. Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. Metti un like e condividi nel nome di Cristo Gesù. Io ti saluto questa mattina e ti lascio con la nostra sigla di Alba Nuova nel nome di Gesù. La tua vita avrà uno scopo e sparirà la tua angoscia anche per te.